Porta palazzo i suoi rottami. Ce n'è buono, regà, rosico male. Quanto è pieno? Questo mi piace da morire. Cubo buono, ma non wow, molto social. È perfetta. Madonna mia, vieni qua, provala questa. Pollo, 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 pollo. Guarda, piena, zeppa. Regà, stavolta me la so finire volentieri. Ma questa si può fare a casa, secondo te? Ciao! Oggi sono sbucata da sti cuoricini molto carinelli, perché qua c'è sta un albero con delle radici affioranti che hanno rischiato di farmi scivolare. Siamo a Torino per portare avanti il format storico del canale dello Street Food Unto, tipicità e non della città che visito, possibilmente da mangiare in giro. Qualche volta capita anche che ci sediamo in qualche posticino in base all'aria che tira, se c'è troppa gente, se è un posto tranquillo, se posso stare un po' più comoda, perché ogni tanto pure stare comoda, se te posso dire, non mi dispiace. Vedremo diverse tipologie di cibo, perché comunque lo Street Food Unto è un aggregatore di varie tipologie. Ci concentreremo come al solito sulle cose salate, perché io sono una fan del salato, però concediamoci anche magari un dolcettino. Per quanto riguarda questo dolcettino, io ti direi di partire da uno dei posti più storici di Torino, nonché uno dei più famosi, nonché una pasticceria, un laboratorio artigianale andato mainstream sui social negli ultimi mesi. Hanno fatto dei contenuti, dei reel, dei TikTok, credo la maggior parte dei food blogger e non. Giulia, perché lo stai facendo? Perché sono sinceramente molto curiosa. È il tipico posto che se io venissi a visitare Torino al di fuori del contesto lavorativo, lo vorrei comunque provare per constatare se è buono veramente, se vale la pena spenderci quei soldi. Sono le 8:16, apre alle 9 del mattino, però per provare il croissant cubico o altre tipicità devi arrivarci la mattina presto, obbligatoriamente, perché se no poi non trovi più niente, non te lamentà. Credo sia facilmente intuibile il fatto che sia presto, perché è quasi desolata Torino, ed è strano perché oggi in realtà è sabato, non è domenica, però è l'ultimo weekend che poi sancirà l'inizio delle attività lavorative, quindi secondo me anche per quello magari influisce un po'. Io incrocio le dita, magari mi dice anche bene. Ho visto e letto recensioni di persone che si lamentavano della lunga fila d'attesa, mezz'ora, 40 minuti di fila, e infatti c'è già della fila. Il posto si trova lì, c'è un po' di fila, solitamente arriva anche oltre questo palazzo. Tocca aspettare perché sono le 8:30, apre alle 9, poi iniziano a far entrare gente. Sono le 8:41. Guarda quanto è aumentata la fila, eh? Bollettino dell'attesa, come abbiamo fatto con le focacce a Bari, Santa Rita, Fornofiore. Sono le 9 del mattino. Guardate, è arrivata la fila. Mo in teoria, se ci dice bene, iniziano a far entrare. Ci stanno i tavolini fuori, io mi siederei fuori. Ce n'è buono, regà, rosico male. Prendiamo qualcosina di dolce. Prendiamo anche il bicerin, che è tipico torinese. Ce l'hanno qui. Non è il luogo d'origine dove nasce il bicerin. Che cos'è il bicerin, regà? Caffè con cioccolata calda e un po' di crema di latte. Non l'ho mai provato, proviamolo qui perché siamo seduti qui. E non al tipico posto portato da tutti. Sarà più buono di Torino? Non lo sarà, non lo so. A me basta che mi fate mangiare. Questo che stai vedendo è il menù comunque. Molte scelte. Vorrei optare anche per quelle un po' più famose per effettivamente trarre le mie conclusioni. Approfittando del fatto che oggi è sabato, io direi di provare anche queste cose a tiratura limitata, disponibili solo nel weekend, dato che ci troviamo. Una volta mi dice bene, una vita, regà, una vita decente, ma sempre detto male, sempre stata un po' sfigatella io. Regà, è arrivata la roba, che bello questo bicerin. Questa che vedi qui è una brioche 1757, la trovi solo nel weekend. L'ho presa perché siamo capitati qui di sabato con ripieno cremoso alla gianduia, quindi ho detto siamo a Torino, gianduiotto, noto anche per i gianduiotti, prendiamo questa alla gianduia. A seguire il cubo, il famosissimo e tanto agognato cubo presente su tutti i social, sono mesi che mi stanno a tartassare, mi capitano i reel di chiunque, per poi passare a un pan suisse. Io sono più fan del pan suisse piuttosto che il pano cioccolato. In conclusione una veneziana, veneziana con crema pasticcera. Questo è come si presenta. Il latte è una sorta di latte montato, non va mischiato il bicerin. Lo so, volevo sentire la consistenza. Buono. Nel senso, molto cremoso, non mi è arrivato molta la sensazione di cioccolata.
però questa crema di latte ti avvolge la bocca. Passiamo al pan suisse. Io sono una grande amante degli sfogliati. Brilla di luce propria, guarda la perfezione. Che cos'è la perfezione? Io non vedo difetti in questo dolce, cioè mi dispiace quasi mangiarlo. Madonna, sono con due. Ci sono dei livelli di stratificazione che riesci ad avvertire singolarmente nel palato. È una cosa assurda. La sensazione è simile a quella che ti dà la pasta kataifi quando vai al ristorante giapponese, quindi quella sorta di spaghettino microscopico che ti scoppia sotto i denti. La farcitura, te lo devo dire. Sai perché ho preso questo? Perché il pan au chocolat lo fanno ovviamente molto meno farcito, hanno un accenno di cioccolato, anche se originariamente non è mai troppo pieno, anche in Francia. Però ho detto, se devo prendere qualcosa prendo il pan suisse, anche perché è più croccante. Io sono un fan delle cose croccanti. Guarda che spettacolo. Divisa per sezioni. Questi sono lievitati messi tutti accanto, quindi comunque si fanno ad unire in fase di cottura. Riempite singolarmente ogni sezione. Azzarderei proprio a staccarlo un pezzo. Infatti viene via con estrema facilità. Questo è per me la perfezione dei dolci, perché sono un amante della gianduia. Regà, la nuvola. Un paio di masticate è finito. Madonna mia, come ti riempie la bocca. Ma questo è assurdo. Ti voglio far vedere quanto è pieno. Questo mi piace da morire. Molto idratato, non secco. E anche se fosse secco, ci sarebbe questa crema che va ad aiutarlo. Passiamo al cubotto. Il famoso cubo ripieno. Questo sarebbe un'eresia morderlo così, anche perché come lo mordi? Lo rompi e non lo rompiamo neanche. Ed è proprio che in questo caso Giulia ricorre agli aiuti esterni. Perché se io devo fare una cosa, la faccio in maniera organizzata. Quanto più organizzata possibile. Si può fare questa cosa? Non lo so. Avrei potuto chiederlo? Assolutamente sì. Mi guarderanno tutti male? Assolutamente sì. Però prendiamo il coltello. Momento della verità. Porca miseria! I puntini neri credo sia la vaniglia proprio, effettivamente. Guarda quanta ce n'è! La vaniglia no, per modo di dice, sta l'idea della vaniglia, incredibile, bellissimo. Avrei dovuto chiedere coltello, regà, però me lo so portato da casa. Spero che oggi mi fermi la polizia, perché sennò sarà difficile spiegargli che guardi, devo solo tagliare il cubo. Una crema pasticcera perfetta. Senti proprio l'uovo. Da solo, se avesse meno ripieno, faticherei quasi a mandarlo giù. Invece c'è talmente tanta abbondanza. Sai che mi ricorda quando l'ho visto il cubotto? Ti ricordi Monsters & Co. quando Boo sparisce e c'è sta Sullivan che si sta impanicando e la vede lì nella sezione dove iniziano a compattare l'immondizia e i rifiuti? Che vedono i cubotti, le cose. Ho visto sto cubotto e ho detto, mi ricorda un po' Monsters & Co., che è uno di quei cartoni che ho particolarmente a cuore, molto carinello. Boo è tenera, è tenerella. Se sei anche tu fan di Monsters & Co., lasciami un commentino con scritto cubotto. Ma questo pare Erbondi sotto steroidi. Bello. Questo mi piace più del cubo, per una questione proprio di impasto. Cioè il cubo, per quanto sia un ottimo sfogliato, è molto compatto per i miei gusti. Questo qui a livello di equilibrio, sì, è meno impattante, è meno social, crea meno scalpore a livello di immagine. Però per una questione proprio di equilibrio e di lievitazione, di profumo di impasto, i pezzettini sopra di zucchero della veneziana, io ti direi via dalla veneziana. Cioè il cubotto via dello, se non lo trovi, però la veneziana caschi non in piedi di più. Se vuoi fare la foto per Instagram, via del cubotto. Pago? Ti faccio vedere quanto ho speso. Secondo te quanto ho speso? Metti in pausa il video, scrivimi secondo te quanto ho speso in questo momento. Vediamo se lui non barà, scontrinello. Sono arrivata alla fine del bicerin, che all'inizio ti dirò, ti arriva tutto il caffè, un po' di latte. Mo è arrivato il bello, buono, bello cremoso. Questo fondo di caffè con un po' di latte. Ci spostiamo. Piccola parentesi per lo scontrino. Stavamo per chiedere il conto, è arrivato il cameriere, tra l'altro gentilissimo, e ci ha detto che c'era stato già pagato da dei ragazzi che abbiamo incontrato in fila, con cui siamo stati in compagnia durante tutto il corso dell'attesa. Dancol83, che stavi a fare live su Twitch, e siamo imboccati io e il Franchinello. Grazie di cuore, a me queste cose mi mettono sempre in difficoltà. Avremmo speso, se solo avessi pagato io, 25
3,90€, il Bicerin 7€, un caffè filtro da 3,50€, quindi un caffè, diciamo, non il classico espresso. Mi sento di dirti, è un'esperienza che se viene a Torino falla. Magari cavalca il fatto che nel weekend abbiano determinati dolci. La brioche del 1757 mi ha conquistato, tenendo conto che è l'unica brioche che trovi solo il weekend, quindi provala assolutamente. Per il resto, veneziana molto buono, il cubo buono, ma non wow, molto social. Mi sento bella carica dei zuccheri. Proseguiamo. Piccolo salto temporale, sono arrivata al posto storico dove fanno il Bicerin, giusto per assaggiarlo, per poter dire l'ho assaggiato anche dove l'hanno creato. Un po' più pannoso. Forse lo preferisco un po' di più qua rispetto alla farmacia del cambio. Più cioccolatoso, più cioccolata calda. Vabbè, comunque siamo lì, raga. Il caffè è quasi impercettibile. Quindi se ti piace il caffè, vai a prenderti la farmacia del cambio. Se non ti piace il caffè, pigliatelo qua, perché secondo me va anche incontro ai gusti dei bambini, no? Molto dolce. Ma anche a Torino? Ma quello è il meglio! Siamo a Piazza San Carlo. Guarda che bella sta macchina. Non è l'epoca che io avrò vissuto, della Martini, con tutto il coso per le macchine da corsa. Me ci vedresti a guidare una cosa simile a me? Guarda che belle. Oh, la Lancia quando faceva le macchine. Oh, le Lance, la maggior parte delle volte le Lance, Elefantino, no? Quelli modelli un po' più moderni, City Car, sono sempre guidate da, non lo so, magari ragazze. Invece guarda che Quattanza, questa è proprio la Quattanza in abbondanza. Guarda questo spoilerone. Dai, di che stiamo a parlare? Mi viene voglia di rigiocare Need for Speed, se te posso dire. Prosegue questa camminatona, qua stiamo a incontrare un sacco di voi. Siete tutti super carinelli, ci fermiamo, se famo una chiacchiera. Pare proprio di sta in famiglia. Ho incontrato questi due ragazzi che ci seguivano, Kevin e Francesca. Gli stavo a dire un po' che stavo a girare dei video. Sono di Torino, mi hanno consigliato un posto a pochi metri di distanza da qua che fa dei ravioli cinesi. Ha detto: Giulia, a te che ti piace sta roba? Secondo me, ho fatto le mie verifiche, perché io de base cerco di fidarmi, però devo comunque verificare, sembra buono. Andiamo a sapere a due ravioli intanto. Ah, raga, mi pare la chiusura dell'ascensore del Titanic. Dovrebbe essere aperto. Prendo magari il raviolino, la fritturina, non lo so. C'è una cucina a vista, vedo i cinesi dentro, tutti i carinelli presi intenti lì a cucinare. Andiamo. Ah, raga, ho chiesto. Sono stati super gentili, simpaticoni. Mi sono presa una crepe salata al pollo, perché era il pezzo forte, e mi sono vista le foto su internet, sembrava molto buona. E i jiaozi, sto aspettando che mi facciano e devo ancora pagare. Ho preso tutto, sono stati deliziosi, spero siano deliziosi anche i ravioli. C'è la signora là con le sue mani un po' ciottarelle, mi ricorda le mani di mia nonna quando faceva i cuccoli fritti giù in Puglia, che sta a impastare i ravioli di farina, di verdure. Andiamo a mangiare, andiamo a mangiare. Questa l'abbiamo già vista in passato nel quartiere cinese di Milano. Jianming si chiama. Se sei cinese non te la prende, che io che pronuncio non è che so poi così capace, mi piace mangiare però. Tipico street food cinese utilizzato anche spesso per le colazioni. Farina di frumento, acqua, uovo. In genere cotto sulla piastra in ghisa, condito con i più disparati ingredienti. C'è chi ci mette il pesce, c'è chi ci mette il mangio, c'è chi ci mette il pollo fritto, come nel mio caso. Raga, c'ha un odore magistrale proprio. Guarda che bella che è. Dentro pollo fritto, questo è l'uovo, tutto a posto. Queste sono le cose che mi piacciono a me, raga. E crepe belle salatone, sì, perché a me piace il salato. L'impasto è spaziale, però non ho beccato il pollo. L'impasto è buonissimo. Sento una punta di coriandolo pure, che non mi dispiace. Insalata. Aspetta, questa è come viene chiusa. Pollo fritto, mi serve un pezzo di pollo fritto. Ecco. Madonna, raga. Sono su un'altra dimensione in questo momento. Io adoro questo genere di street food orientale. Questi sapori, questi profumi. La panatura del pollo, bella consistente, molto aromatica. Si sentono tante contaminazioni. Sento l'erba cipollina, le salse. L'insalata che hanno utilizzato, che non è un iceberg. Questo è ripieno, guarda quanto è bello, abbondante. Questo che vedi sotto è altro pollo. Pollo, 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 pollo. Guarda, piena, zeppa. Regà, zeppa. Per questo mi sa costava 5 o 6 euro, perché i ravioli li ho pagati 4 euro.
è buonissimo. Questo è in pieno stile street food unto, no? Come tutte le città che visitiamo, proviamo anche altre culture. Bacchettinelle, tipici cinesi, credo siano cotti al vapore, non ho visto neanche la piastra, non si sentiva un odore prorompente di piastra lì davanti. Fatti dalla signora sul momento, mi aveva detto semplicemente: guarda, se vuoi ci puoi mettere un po' di soia, cioè la soia da mettevi te, decidevi te. Mi piaceva sta cosa. Sono curiosa per quanto riguarda lo spessore della pasta, perché a me i ravioli cinesi mi piacciono belli sottilini, questi sembrano abbastanza chunky, ma molto grandi. Madonna, quanto grosso! Tra i ravioli cinesi più leggeri che abbia mai assaggiato, nel senso che solitamente i ravioli cinesi di maiale hanno questa tendenza ad essere abbastanza pesanti a livello di gusto, pieni zeppi di cipolla, cioè qua cipolla che io continuo a fare tutti per i prossimi 3-4 ore prima di smaltirla, che io so pure una fan della cipolla, però non riesco manco a sentire più di tanto il gusto della carne. Qui si sente molto il gusto della carne. Una cosa che non mi fa impazzire è lo spessore dell'impasto, che è un po' troppo spesso, ma è cotto benissimo ed è molto morbido, belli brodosi, sembrano quasi gli xiaolongbao cinesi, e un patoccone di carne dentro con un po' di insalata, cavolo cappuccio, bei condimenti. La salsa di soia ci sta da Dio, è necessaria secondo me, perché sennò sarebbero troppo leggeri. Sono morbidissimi questi ragazzi. Kevin e Francesca, siete stati carinelli, mi avete consigliato proprio un buon posto, e ti direi, dato che qua ho già dato con la piadina cinese, io ne avevo trovato un altro di posto segnalato su Google per ottime piadine di questo tipo, ma l'abbiamo già provata e mi ha soddisfatto, ti direi che passiamo a un altro genere di cibo, perché se no non è che io posso mangiare oggi tutto cinese, mi devo pure fermare. Certo regà, Torino è piena zeppa di monopattini, biciclette, però ti posso dire, è una città che comunque si presta pure abbastanza bene, piena di piste ciclabili, quindi di conseguenza ti viene anche un po' naturale, non come Roma. A Roma non è poi così sicuro viaggiare in monopattino, ma sai che cos'è che è sicuro? NordVPN, ormai la utilizzo sempre sia a casa che in viaggio, mi consente di avere una connessione sicura anche quando mi aggancio alle reti wifi più strane, perché è proprio in quel momento che i malintenzionati colpiscono, andandoti a ciulare tutti i tuoi dati sensibili. Immagina quante reti wifi io mi debba connettere mentre sono in giro per l'Italia o in altri paesi del mondo, reti che poi la maggior parte delle volte sta volando un aereo. Sono quelle un po' più vulnerabili, quelle che non ti fanno mai stare troppo tranquilla. Io che sono una persona abbastanza ansiosa, preferisco, se posso dirti, salvaguardarmi. Attraverso la mia posizione nel mondo posso connettermi ai server di altri paesi e risparmiare anche sui viaggi. È una cosa che ormai mi ritrovo a fare molto spesso, perché regà, sono sempre in viaggio. Pensa che in questo periodo hanno pensato ad una promo speciale per i nuovi utenti, con il solito obiettivo, ovvero risparmiare. Con l'acquisto di un piano biennale puoi ottenere dai 10 fino a un massimo di 30 euro buoni regali Amazon. Tutto questo sulla base del piano biennale che decidi di acquistare. Per accedere all'offerta esclusiva ti lascio un linkettino in descrizione. Certo che il buono regalo Amazon potrei sfruttarlo effettivamente per acquistarlo un monopattino. Magari potrei comprare qualcosa a mia sorella. Non lo so, poi ci penso. Buono, già lo vedo che ti stai arrabbiando. Che fai, vieni a Torino e provi la focaccia farinata e la focaccia genovese? Tanto è buono. Placate, perché diamo una possibilità a questo posto, perché mi è stato suggerito anche da voi, e guardandolo da fuori non sembra affatto male. Prendo qualcosina e ce la mangiamo assieme. Qualche ripresina interna, perché ho chiesto se potevo registrare stati carinelli. Ho detto assaggiamo più cose. Partendo da questa rossa, che vedi, 55% di idratazione, quindi non troppo idratata. Sotto croccantissimo, pezzo imponente, enorme, per poi passare a un po' di focaccia, quindi idratazione più ampia, 65% di idratazione, con le cipolle, perché ho detto siamo stati anche a Genova, però se è possibile trovare anche delle focacce di livello fuori da paese madre della focaccia, perché hai visto pure a Genova molti posti non è che sia andato sto granché, ho detto proviamola. Come puoi vedere avevano anche la farinata che stava cuocendo. Hai visto quello scoppiettio di bolle dato dal calore del forno a legna dietro quella che stava cuocendo di più, davanti quella che si stava un po' asciugando, perché è anche importante farla asciugare la farinata. Focaccia altina, croccante, bella unticcia, origano, pomodoro. Io sono una grande fan delle pizze rosse, a me la pizza mi piace rossa, no, con la mozzarella, levate ma guarda mozzarella che non la digerisco, me strozzo.
Buono, cazzo. Mi piace il fatto che l'abbiano riempita di pomodoro. Quello non ce n'è sopra. Un pomodoro è rimasto un pochettino acidulo, quasi crudino. L'impasto mi piace un sacco, perché è croccantino. Cioè non è quel croccante, quel tipo di untezza che lo tocchi e ti restano i litri di olio sulle mani. Ovviamente ha il suo, perché comunque per renderla croccante l'olio sulla teglia la devi mettere, non farla attaccare. Ma è ben equilibrato. Una cosa nuova, non avevo mai assaggiato una pizza simile. Vorrei assaggiare la parte croccante. Molto buona. Come vedi l'alveolatura non è eccessiva, proprio perché l'idratazione non è così ampia. Non è la pizza in teglia romana. Beh, passiamo alla mia amata. L'ho vista, ho detto che fai, la prendi. Cipolletta rossa, bella caldina. Cottura pare che gli stiamo. Buonissima questa. Sono stata a Genova di recente. Non so se è già uscito il video. Se è uscito te lo lascio qui. Ho provato qualche focaccia di qualità e altre molto mediocri. Questa non ha nulla da invidiare alla focaccia genovese originale. Non è eccessivamente scioglievole, cioè nel senso la devi masticare un po' di più, però è veramente soffice sotto i denti ed è molto croccante. Mi piace un sacco la cipolla. Molto buona. È arrivata la farinata con tanto di sgrullata, con un mega macinino di pepe. Una cosa imponente, è arrivato quasi, mi sono sentita minacciata. Ma raga, questa mi ha detto proprio una fortuna incredibile, perché è appena fatta. Guarda quanto è croccante sopra, morbida sotto, sembra anche molto soffice. Assaggiamo, ho paura di sostenermi perché è bollente. Questa è... Madonna che buona, sento proprio il cecio, confermato quello che sembrava, cremosa internamente, una mousse quasi di ceci e croccante esternamente, non avverti l'olio, non avverti il gusto di un olio cattivo, è perfetta, molto più buona, ma molto più buona, nella farinata che ho provato a Genova, nella focaccia e dintorni. Giulia, ma qua l'hai provata calda? Sì e no, perché anche a livello d'aspetto, parla chiaro, c'è una crosta che non c'era su quella, raga. Madonna mia, vieni qua, provala questa. Non mi aspettavo proprio. Ma questa è passata, l'ho caduta, madonna, raga. Ah, raga, ho preso da portar via perché c'ho più troppa pizza. Mi vado a riacchiappare un attimo in albergo, perché tra poco ci attenderà la pizza al padellino tipica torinese. Ho speso 7,50 €. Mi sono dimenticata dello scontrino. Abbi pazienza, c'ho caldo. Sto a iniziare a sudare. I carboidrati si stanno pure a far sentire. Però, gran bella sorpresa. Soprattutto per quella farinata, devo dire. Perché non ho avuto grandi esperienze per quanto riguarda la farinata in vita mia. Però questa, un po' di pizza al padellino. Mi sono andata a riacchiappare a casa, ho iniziato a montare un video, che non te ne frega niente, te lo volevo dire. Ci spostiamo per provare la pizza al padellino, che io non ho mai provato francamente. Però non andiamo da Gino, che è il più famoso, che mi avete segnalato anche in tanti. Proviamo qualcosa in una zona un po' più periferica di Torino, perché voglio provare qualcosa di diverso, non le solite cose. Poi magari off cam un saltino da Gino ce lo faccio pure, perché un po' di pizza al padellino la proverei. Questa prigione confessa non resta che nostra pizza. Ci sta praticamente Willy Peyote, che come artista di Torino mi fa prendere bene. Un rapper che merita molta più attenzione di quella che ha. Fondamentalmente la maggior parte delle volte si devono ritrovare costretti a partecipare ai festival, a Sanremo, per arrivare al pubblico un po' più mainstream. Ma stanno lì da anni, nessuno magari se li sta a filà. Approfondisci, no? Approfondiamo. Questo album, con ottima scusa, tante canzoni molto belle di livello e Dimensione Sabauda, le gradisco. Ti piace a te Willy Peyote? Un vaffanculo elegante, ma non mi serviva chissà. Lo andai a vedere live a Roma, a Lorion, mi ricordo dove era. Però fu proprio un bel concerto, una bella orchestra, bella band, una roba ciotta, no? Come i rapper che sanno rappare, sanno cantare e stonano. Lui è bravo pure dal vivo, regà. Te lo posso dire? Non ti interessa? Non mi interessa, io te l'ho detto comunque. Pizza al padellino. Sono le 18:48, apre alle 19. Attendiamo un pochettino, ci prendiamo una pizzetta al padellino. In realtà non siamo in una zona periferica, non siamo propriamente al centro, però ci siamo allontanati un po' di più dalla zona rispetto
a quella che abbiamo visitato prima. Ho preso una cosa abbastanza semplice. Cipolla, cipolla rossa, perché ormai lo sai, sono una grande fan, cotta su un padellino. Perché pizza al padellino? Perché non è la tipica pizza a cui siamo abituati. Idratazione molto lunga, fino al 75% in realtà di idratazione. Si differenzia rispetto alla media della tradizione per quanto riguarda le pizze al padellino, perché solitamente a Torino le pizze al padellino sono molto meno idratate di questa. Lo vedi perché è anche molto alta e alveolata. Posso dire, sono curiosa, la mia prima esperienza con la pizza al padellino. Commento di percezione: non è, non me ne vogliate torinesi, così distante dal concetto di pizza al trancio milanese, nel senso che è molto alta, soffice internamente e sotto estremamente croccante. Come hai visto, la tira fuori dal forno, cotta in questo padellino. In realtà a livello di circonferenza è anche più grande rispetto alle pizze consuete di questo genere. Mi piace un sacco la sofficezza. Guarda, lo morsa e torna su. Semplicona, poi regà, non mi sono presa una cosa tresciona, anche se devo dire a livello di gusti non stavano messi male, non avevano elementi food pornari, no? Poi tieni conto che come tipologia di pizza al padellino, ma sto a finire, non è come quella originaria che è molto unta sulla base, perché originariamente nasceva come alimento di scarto, invece lui tende a farla lievitare molto di più, quindi è un po', non ti dico una contemporanea, però una pizza al padellino alternativa. Non so com'è quella di Gino, sono curiosa. L'unica cosa che ti posso dire è che questa mi piace tanto, è veramente molto molto buona. Ho speso per questa pizza al padelline 7 euro, credo sia una pizza che possa riempirmi qualora decidessi di mangiarla per cena. Non è così piccola come mi aspettavo. Una bella sorpresa per inaugurare questa esperienza. Si conclude qui questo ennesimo episodio dello Street Food Unto con vari alimenti, tradizione e non. Abbiamo provato la Farmacia del Cambio, che è, insomma, strarinomata sui social, buonissima, mi è piaciuta tanto. Il cubotto, regà, buono, per carità. Però ci sono dei dolci che secondo me sono anche più rilevanti, più interessanti del cubotto bello social. Te posso dire, il cinese, la pizza al padellino, la pizza al taglio, la farinata, che farinata! Torino, una meravigliosa sorpresa per quanto riguarda lo street food. Mi sarebbe piaciuto andare a fare un salto al mercato del balloon di Torino, dell'usato. Però qua ci devi stare prima domenica del mese, il sabato, il giorno della settimana. Io quando mi capita di fare i viaggi, quelli sono i tempi che ho a disposizione. Però mi manca sta cosa del mercato dell'usato. Lo vuoi un undicesimo episodio del mercato di Porta Cortese? Stavolta me la so finire volentieri, ma sai perché? Perché sta pizza è talmente buona che è una nuvola. Guarda, guarda, guarda. Zero, zero untezza. Non mi unge per niente le mani. Per niente, un sogno. Ma questa si può fare a casa, secondo te? Se vuole dedicare. Ho atteso a lungo il momento di poter cantare questa canzone proprio nel luogo di Porta Palazzo. I suoi rottami mi ricordano che da domani è pronto il referto degli esami, ma io non so se lo ritirerò. Io spero che tu l'abbia ritirato.